Siamo a Primana, in provincia di Lecco, con lo sguardo rivolto alle cime delle Alpi Orobiche, oltre 2000 metri d'altezza. Qui corriamo a fil di cresta, veramente nei pochi momenti che posso guardare il paesaggio è veramente mozzafiato. L'importante è avere la voglia e divertirsi a correre, parlo per me, in montagna. Se mi dicessero vai a preparare una maratona magari su strada, ma non c'ho quello stimolo lì. Scopriamo i segreti della corsa in montagna alla Gir di Mont, attraverso le salite e le discese di questo tracciato, capace di mettere a dura prova gli oltre 700 atleti partecipanti. E non esiste un solo modo per affrontarlo. Ce ne sono molti, come le storie dei nostri protagonisti, come le forme delle nuvole che sovrastano le loro teste. Secondo me la corsa in montagna è una fatica diversa dalla strada. Tante volte, non so, se uno si allena la mattina prima di andare al lavoro, hai degli stimoli in più. Logicamente poi ognuno deve fare le sue scelte, c'è chi preferisce la strada e c'è chi preferisce la montagna. I really enjoyed it. The course is beautiful and it's just like a good gradient and there was a lot of spectators out, so it was really good while you were running. But I've always heard really good things about the Gir di Mont, so it's good to finally be able to race it. Per me è una gara importante perché un po' perché abito qua vicino, io sono un valsassinese, e un po' perché è una gara storica, mitica. Tre diverse personalità, tre diversi modi di pensare, un unico obiettivo: arrampicarsi passo dopo passo attraverso paesaggi di grande fascino e rara bellezza per raggiungere il punto più alto e poi giù, a rotta di collo, sino al traguardo di questa storica gara. Possiamo considerarla una delle gare storiche, si parla di 27esima edizione, anche se c'è quel discorso delle 5 edizioni antiche del Gir, comunque dal 99 che facciamo questo circo. Pian piano è cresciuto, è arrivato ad essere campionato del mondo e adesso comunque si è fatto un nome in questo ambiente e tutto sommato è una bella festa oltre che una bella gara. Oltre 1000 metri di dislivello positivo per un percorso di 20 km, diverso dall'originale, ma pur sempre tutto da scoprire. Una gara inventata per mettere insieme gli alpeggi del paese, quest'anno non si è potuto fare, però si voleva dare comunque un passaggio simbolico sugli alpeggi e comunque un tracciato lavorato, studiato, inventato e a quanto pare interessante comunque. Solo il maltempo, un mese prima della corsa, aveva costretto gli organizzatori ad accorciarne la lunghezza, ma il percorso è riuscito ad insinuarsi tra questi pendii con vigore e coraggio, come gli abitanti di queste zone, che portavano il bestiame nei numerosi alpeggi di questo territorio. Il percorso era inedito, non l'avevo mai fatto neanch'io, e sapevo che era un po' più corto, ma è stato comunque molto, molto duro, molto selettivo, era muscolare. Sicuramente nelle gare di una certa distanza, cioè non troppo veloci, ecco, come questa ti dà già la possibilità di guardarti un po' più in giro perché non puoi permetterti di partire veramente a tutta, se no non arrivi. Devi riuscire a capire quando non esagerare, bere nei punti giusti. I found the second part more difficult than the first half. The first half I tried to just get into a good routine, good rhythm, and then not go too hard on the descent because it was quite a long climb for the second one. And then tried to push a bit harder on the second climb, which was quite difficult, and then just go on the downhill to the finish. Conta solo il cammino, perché solo lui è duraturo, e non lo scopo, che risulta essere soltanto l'illusione del viaggio. Come diceva Antoine de Saint-Exupéry, perché passo dopo passo conosciamo noi stessi attraverso le difficoltà, le asperità del terreno e la bravura dei nostri avversari. Per me è stata la prima volta di Primana, quindi una bella esperienza. L'organizzazione è stata come ne parlano tutti, perché è veramente organizzata bene. Pian pianino ho voglia di allungare un po' la distanza, così corro più ore e mi diverto di più. Io spero sempre di vincere, poi quest'anno tanto di cappello a chi mi ha battuto. Come Ruth Charlotte Croft, giunta fin dall'altra parte del mondo, dalla Nuova Zelanda, che non era per nulla sicura di farcela,
capace di toccare il cielo per prima davanti a tutte nella categoria femminile al termine del suo percorso. But you can never be you can never be too sure on the day, anything can happen. No worries, cheers. Strong.